Nonostante io sia in vacanza, ho voluto fare questo video celebrativo per ringraziare tutti i nostri ascoltatori, tutti i nostri utenti per averci supportato nel corso di questi anni. Abbiamo raggiunto la quota di 10.000 iscritti al canale, che era un obiettivo che ci eravamo preposti di raggiungere entro alla fine dell'anno. L'abbiamo raggiunta con 4 mesi di anticipo, quindi sicuramente qualche cosa di buono l'abbiamo fatto, un interesse l'abbiamo comunque acceso nell'ambito del quello che riguarda le preparazioni per autosportive. Siamo molto molto contenti e quindi vi vogliamo ringraziare ancora di questo risultato. Io sono in vacanza, sono in questo splendido posto in Puglia e ritengo comunque giusto e doveroso, come omaggio, abbiamo montato un video con tutte le vetture più belle a livello di vetture d'epoca che in questi anni ci sono passate presso la nostra officina. Quindi un grazie ancora al vostro aiuto, godetevi il video e ci sentiamo prossimamente. Oggi siamo qui per presentarvi una chicca di casa Alfa e nello specifico una Giulia Super anni 70, 72, 73, adesso non ho guardato bene sul libretto, comunque poco oltre gli anni 70, direi che fa ancora la sua bella scena. Il motivo per il quale il cliente ce l'ha portata è la pompa dei freni, che ovviamente datata, l'abbiamo dovuta smontare e portare a revisionare perché ovviamente non aveva più la pressione sufficiente, quindi gioco forza, il lavoro da fare è questo. E poi dobbiamo dargli un'occhiata a alcune altre piccole parti, però come potete vedere da com'è la situazione all'interno del vano motore o la parte di carrozzeria, direi che è una macchina assolutamente molto ben tenuta. Quella che è la chicca straordinaria è la targa CB Campobasso, fondo nero e numeri verniciati in bianco. Parliamo di Fiat Coupé, quindi sono una macchina che diciamo negli ultimi anni è abbastanza rara lavorare su macchine di questo genere. Erano macchine che 10-15 anni fa sicuramente erano macchine molto più diffuse, abbiamo fatto decine e decine di lavori su queste macchine. Recentemente sono passate diciamo nella categoria delle young timer, delle macchine storiche, quindi si sono ridotte molto, vengono utilizzate molto meno e quelle che solitamente sono in giro vengono trattate proprio come delle vecchie signore, diciamo così. Allora, anzitutto prima di descrivere che cosa stiamo facendo, farei un breve excursus su cosa significa Fiat Coupé. La Fiat Coupé è appunto è una vettura prodotta dal gruppo Fiat dal 94 al 2000, quindi fine anni 90. La particolarità è che è stata, diciamo, insieme al centro stile Pininfarina, è stata disegnata ed è l'unica macchina Fiat ad essere stata disegnata da Chris Bangle. Chris Bangle era quello che era il capo disegnatore del centro stile BMW e quindi, diciamo, come nota di riferimento sicuramente interessante. In circa 6 anni di vita, diciamo così, ne sono state prodotte oltre 70.000, quindi è una macchina che ha avuto un discreto successo ed è stata proposta con 4 motorizzazioni, 2 aspirati e 2 turbo, quindi 2 aspirati, il più basso è il 1008 di derivazione Fiat Barchetta, e il 2000, il famoso Bialbero Lampredi, che poi è lo stesso motore che equipaggia la Delta Integrale, che è stato proposto appunto 2000 aspirato e 2000 turbo, 5 valvole per cilindro. Poi, riferito sempre alla versione turbo, che poi è questa versione qua, c'era anche il 2000, esattamente lo stesso motore del Delta Integrale, quindi 4 cilindri, quindi non 5 cilindri come il precedente, ho sbagliato, non valvole, voglio dire 5 cilindri, 4 cilindri in linea, stesso motore montato sulla Delta. L'unica differenza sostanziale è che rispetto alla Delta ha una più o meno una decina di cavalli in meno, quindi 190 cavalli rispetto più o meno ai 200 della Delta Integrale, però il resto è esattamente perfettamente identico. Quello che caratterizza questa vettura è l'ottima aerodinamicità, diciamo, perché nonostante
abbia una cavalleria, 190 cavalli oggi fanno ridere, cioè un turbo diesel appena appena di classe superiore non gli sta dietro una macchina del genere. Nonostante questo, con un'aerodinamica molto particolare, riusciva a fare lo 0-100 in 7 secondi. Ricordiamo che stiamo parlando della fine degli anni 90, quindi non paragoniamole a vetture di recente costruzione. E al di là di quello che era lo 0-100, un altro aspetto che raggiungeva i 225 km all'ora. Addirittura hanno fatto nel diciamo fine produzione, hanno fatto una limited edition che riusciva a toccare i 250 all'ora ed era ai tempi la vettura Fiat più veloce allora in produzione. Oggi vi presentiamo un lavoro un po' particolare, una vettura storica, una vettura d'epoca, nello specifico un'Alfetta GTV 2005 V6 col mitico motore busso. Sono macchine che chiaramente capitano molto raramente, ogni tanto ce le affidano e cerchiamo di trattarle con il dovuto rispetto. Prima di elencare i lavori che abbiamo fatto su questa vettura, facciamo una breve cronistoria di quello che rappresenta questa macchina. Diciamo che in primis è una delle vetture ovviamente prodotte ancora nello stabilimento Alfa Romeo di Arese, storico, che adesso purtroppo non c'è più. È una vettura che sostituisce la vecchia Giulietta, nel senso è una coupé 2+2 che come concorrenti di allora aveva sostanzialmente la BMW 2002, tanto per intenderci. È stata prodotta dal 74 all'80 come prima serie e come seconda serie dall'80 all'87 e ne sono state prodotte grosso modo poco più di 137.000, quindi comunque un numero abbastanza consistente. E questa è una Fiat Coupé 16 col motore 16 valvole, con lo stesso motore della Delta Integrale, quindi 16 valvole leggermente depotenziato. Una macchina molto particolare, molto ben tenuta, oltretutto con un colore giallo ginestra che è stato lanciato proprio con la Delta Integrale, poi è stato ripreso su diverse vetture particolari della Fiat. Mi viene in mente la Barchetta piuttosto che la 600 Sporting, la Fiat Coupé, quindi un colore particolare. La storia di questa macchina, che il cliente penso l'abbia ereditata, nel senso che ci ha detto che la macchina è stata ferma, cioè è ferma da circa 10 anni, è una macchina a cui lui tiene e quindi ci ha contattato proprio sulla base dei lavori precedenti, ci ha contattato per fare a noi una verifica e un controllo generale, perché la macchina comunque è stata tenuta, nonostante sia stata tenuta ferma, è stata tenuta bene, perché poi dipende uno la macchina dove la tiene. Se uno la tiene all'aperto si deteriora in maniera rapidissima, se uno la tiene al chiuso ma comunque senza l'umido, qualche piccola cosa lo si vede, lo scarico, qualche cosa chiaramente c'è, però per essere una macchina ferma da così tanti anni ne abbiamo viste di molto molto messe peggio. Lancia Flavia hanno iniziato a farla, diciamo, c'erano le due serie, la prima serie e la seconda serie. Questa è, diciamo, la terza serie, che era, diciamo, il nome Flavia era stato omesso, era stato sostituito con 2000 iniezione, è stata prodotta dal 71 al 74. Questa è stata immatricolata al libretto della macchina nel 75, quindi proprio una delle ultimissime. Cosa avete fatto per questa vettura, che è una storia molto particolare? Questa è una storia molto particolare perché il proprietario di questa macchina, il papà del proprietario di questa macchina, aveva appunto questa vettura e lui si è messo in testa di andarla a cercare e di vedere che fine aveva fatto, per cui visure al Pradis, non so bene in che modo, in che forma si è riuscito a ritrovare. La morale è che è riuscito a ritrovare la macchina, che nel frattempo era diventata taxi, quindi color giallo, è completamente stravolta, è riuscito ad acquistarla e da lì è iniziato appunto il discorso della ristrutturazione, perché era messa in una condizione taxi, poi è stata ferma 15 anni, cioè era messa veramente male, era messa pietosa. Io in quel momento non l'avevo ancora vista, nel senso che questa macchina aveva iniziato a fare una ristrutturazione, era stata portata presso un'officina dove aveva iniziato a fare questo restauro. Morale della favola, che chi
chi ha iniziato questo lavoro o non aveva voglia o non era competente, non lo so. Morale della favola è che a un certo punto ha mollato la macchina così com'era, completamente smontata. Il cliente a un certo punto mi ha contattato, mi ha chiesto se eravamo in grado di fare questo lavoro. Noi ci siamo imbarcati in questa impresa, per cui ci è arrivata questa macchina in sostanza su carro attrezzi con tipo Lego, con gli scatoloni con dentro i vari pezzi. Era ferma nel garage di miei, è stata ferma 6 mesi perché avevo idea di metterla. Quando arrivava il momento di fare, e ho detto: dove vado? Ecco, Luca, siete i miei uomini. Tac, niente. E via. Visti e presi. Allora, cominciamo a descrivere cosa Dai. Abbiamo combinato. Dunque, partiamo dal concetto che il lavoro che abbiamo fatto è prettamente estetico, soprattutto esterno, cioè di meccanica per il momento non abbiamo fatto niente. Poi adesso stavamo concordando col Bob, visto che appunto la macchina è un po' altina, ho controllato gli ammortizzatori. Fai vedere la reazione, perché non fatto vedere. Sta qua, presente, schiacciare piano, per cortesia. No, schiaccio piano, ma su sciupà lo stesso. No, nel senso che, capito, tipo materasso, quindi questi qui vanno assolutamente cambiati. Poi, già che ci siamo, mettiamo gli ammortizzatori nuovi, così il Bob non tira lungo in una curva. E poi gliela abbassiamo anche un attimino, che così fa meno l'effetto cammello, gli metteremo 4 molle, abbassiamo un paio di centimetri, 2,5 centimetri, per avere un'estetica un pochino più sportiva. Così è un po' altina, effettivamente. È alta anche perché gli ammortizzatori scarichi. Ah, okay. Quando hai l'ammortizzatore scarico, la forza della molla contrasta e ti spinge in alto la scocca. Quindi diciamo che se io già ti mettessi 4 ammortizzatori, un filino scende, però comunque sempre alta. Allora, è sempre il solito discorso, cioè non è l'abito che fa il monaco, bisogna, secondo me, al di là del può piacere la vettura esteticamente, come in questo caso è in ordine, è messa bene, è stata riverniciata, quindi diciamo che se a uno piace una vettura come questa, che è una Corvette C3 del fine anni 70, primi 80, fa la sua figura sicuramente. Quello che consiglio io, come al solito, su vetture di un certo tipo, di un certo impegno anche economico, storicamente interessanti, non è quello di fermarsi al vestito, al guscio, ma è quello di quantomeno, viva Dio, mettere la macchina sul ponte, controllare la parte meccanica, vedere che tutto funzioni, magari avvalendosi anche dell'esperienza di qualcuno un pochino più esperto. Quindi questo è un po' il concetto. Ecco, perché questo può salvare da sorprese che dopo possono essere anche dolorose, no? Sì, è chiaro che poi su macchine di questo genere dipende poi dall'entità del problema. Ci sono alcuni casi dove la parte esterna è perfetta, uno mette la macchina sul ponte e ti si rizzano i capelli per quello che trovi. Ecco, non è magari il caso di questa vettura, comunque anche qua, diciamo, qualche magagnetta l'abbiamo riscontrata. Nella fattispecie cosa allora, nella fare? Fattispecie abbiamo, ti ho sistemato qua sul tetto questo kit di revisione. Allora, il punto, diciamo, carde, che poi è una caratteristica di queste macchine, non è che queste in particolare è particolarmente sfortunate, diciamo che le Corvette Stingray con tot numero di chilometri di questi anni, prima o poi la revisione del differenziale bisogna farla. Quindi qua abbiamo un kit di revisione, queste sono le piastre dell'autobloccante, qua ci sono tutti i vari cuscinetti, perché il differenziale posteriore è molto rumoroso e fra l'altro perde anche olio, quindi diciamo che anche non era poi così difficile capire che c'era qualche cosa che non andava. Quindi diciamo che l'attenzione nostra per il momento è tirare giù appunto il ponte posteriore, smontare il differenziale e rimetterlo a nuovo in piena efficienza. Questo è il punto principale. È stata da noi un bel po' questa qua l'abbiamo tenuta in caldo più di 8 mesi, quasi 10 Guarda, mesi. No, ti dico che ci ha visti, era pre-lockdown 2020. La Madonna. Era febbraio 2020. Ah, va. Sì, era qui insieme alla Porsche al 911. Al 911, sì. Bello, allora, cabrio era. Sì, abbiamo fatto il servizio dove era appena arrivata. E anche lei era appena arrivata. Sì, no, il Porsche abbiamo consegnato, abbiamo fatto il servizio, mentre questa qua c'era appena arrivata, l'abbiamo fatta vedere appunto com'era. Era un po' cusciatella, stiamo vedendo le immagini. Conciata, sì, no, non in maniera, abbiamo visto di molto molto peggio, sì. Era un po' conciata, però dovevamo fare tutto, diciamo che l'abbiamo presa un po' alla larga. Dai, insomma, ci sta. No, nel senso, questi lavori qui sono lavori che vanno fatti veramente con calma, non di corsa, anche perché, ripeto, sono lavori di cesello, come si suol dire, e quindi non si può pretendere di fare un lavoro dove uno inizia e finisce nella stessa
nello stesso lasso di tempo, vanno fatti nei ritagli di tempo. Sì, quindi sì. Il cliente mi ha detto: guarda, lasciacela lì, ti chiamiamo noi. Ci esatto. Ringrazierai per avertelo fatto, no? con la calma dovuta. Allora, io rimango immediatamente allibito, per non dire colpito e esagerato, dalla verniciatura. È una cosa spettacolare, ma molto più bella di quando è uscita dalla fabbrica, secondo me. Beh, tieni conto, sì, è chiaro che la vernice è appena fatta, è stata fatta sulla base della vernice originale. È chiaro che le vernici di allora avevano delle tecnologie, hanno vernici, diciamo, fatte in maniera diversa. Anche il metallizzato di allora non aveva la brillantezza, certo, probabilmente che ha questo. Poi sai, questa qui è appena uscita dal forno praticamente, quindi è risplende. Ma avevano fatto un favore. Non so se è ancora Sportwagen, si chiama. Sportwagen, sì. Mi ricordo certo. Mi avevano fatto un favore a ritirarmi, poi avevo preso un 964. 964 e la serie dopo questa sì. È un 3-2. È una di quelle macchine che adesso ha dei valori pazzeschi, io quasi non me la volevo ritirare. Certo. Devo dirti che non ho un gran ricordo di questa macchina. No, è una macchina, una macchina molto particolare. Cioè, ci sono gli estimatori di queste macchine, così come ci sono gli estimatori delle Alfa. Cioè, è una macchina che ha delle caratteristiche molto, molto particolari. Mm-hmm. È raffreddata d'aria, questa è la serie intermedia tra la SC e il 964. Sì. E poi dopo il 964 è stato il 993, che è stata l'ultima evoluzione, l'ha finita di produrre nel 98, mm-hmm. ed è stata l'ultima evoluzione prima della raffreddata ad acqua, diciamo così. Per cui per i puristi del marchio queste rimangono delle icone. Se tu le guardi come linea, una linea che più o meno, diciamo, fino al 964 è rimasto uguale, perché proprio il discorso dei fari con queste nervature pronunciate è rimasta praticamente identica dai primi modelli fino al 964. Il 993 il muso l'hanno rivisto, per cui non avevi più questa parte così sporgente, era più piana, però poi come linea mi piace ancora da pazzi, è una macchina che adoro da guardare, però a livello di guida così di insieme Devi essere un appassionato. Allora, qui noi ci eravamo lasciati a luglio, mi sembra. Quando è che avevamo visto? Mi sembra a luglio. E aveva fatto un'analisi di questa, delle problematiche di questa macchina. E tu mi hai detto: quanto tempo ci mettete a sistemarla? E noi, ottimisticamente parlando, un mesetto. Sì, buonanotte. Ho dovuto fare molto più, cioè una tempistica molto più lunga, perché i lavori che abbiamo fatto sono stati molto più consistenti. Allora, partiamo dal concetto, qua lo si vede già montato, abbiamo tirato giù il motore in blocco perché perdeva olio, cioè mangiava olio, proprio che perdeva, mangiava olio, quindi è stato tirato giù. Mi sta facendo segno se la vogliamo abbassarla un po', altrimenti la teniamo lì, così, la vuoi abbassare un po'? Sì, no, se vuoi abbassarla. Sì, ringrazio, se ce la abbassi un po'. Grazie mille. Grazie. Okay. Però intanto tu vai avanti. Sì, allora, riportato il motore in rettifica, rifatto completamente il motore, soprattutto la parte della testa. Il punto delicato di questa macchina è appunto la testa, quindi hanno rifatto completamente la testa, quindi dalle valvole, sedi valvole, cioè tutto quello che riguarda la testa è tornata nuova. Poi spianatura, quindi abbiamo abbassato la testata, messo a posto la parte dei cilindri, fasce, il motore, vabbè, poi esteticamente l'abbiamo ricondizionato, quindi anche l'occhio vuole la sua parte, quindi il monoblocco perfetto. Adesso il monoblocco, una volta che lo accendiamo, lo proviamo, siamo a posto. Ad esempio, messa a posto anche delle piccole cose, vedi che questo qua è il collettore di scarico, è introvabile, era crepato, l'abbiamo riparato, quindi riparato in maniera chiaramente fatta in maniera intelligente, quindi una saldatura che dura. Se no, chiaramente questo collettore qua in ghisa non lo trovi da nessuna parte. Cosa fai? E non c'è nessuno che li fa, non sono parti difficili. Può darsi che da qualche qualche artigiano li fa, ma è con una difficoltà enorme. Quindi a questo punto chi ci fa il lavoro sul monoblocco è molto bravo nelle saldature, ci ha fatto questa saldatura, è come averlo nuovo in sostanza. Quest'oggi ci concentriamo su una vettura molto molto rara, Luca. Sì, questa è una vettura, direi, ce ne sono pochissime in Italia. È una replica, perché se fosse stato un originale sarebbe da chiudere in cassaforte per dati valore. Comunque è una vettura bellissima, è una replica Cobra, vettura veramente unica nel suo genere, che il cliente ci ha affidato per fare veramente una messa a punto. Non è che qua dobbiamo fare chissà quali interventi, però già il fatto di avere in officina una vettura di questo tipo ci riempie di orgoglio. Cioè, ogni tanto quando arrivano mostriciattoli del genere,
sicuramente appagano l'occhio e anche la parte meccanica. Quindi una vettura unica, molto rara, con un motore, adesso vediamo. Lo vediamo perché io l'ho intravisto prima, poi abbiamo chiuso, ecco. Perché è veramente un capolavoro, 427 Cobra di casa Ford. E che tipo di lavori dovete effettuare? Ma qua dobbiamo sistemargli un problemino sull'aspirazione, è una cosa diciamo abbastanza banale però comunque importante, perché dobbiamo smontargli la scatola filtro, il coperchio, ripristinare i gommini perché c'è un'aspirazione di aria anomala. Il resto, ripeto, la vettura parla da sola, è perfetta, un capolavoro, il motore è uno small block di vecchia scuola americana, veramente un motore che ha una coppia in basso incredibile, però perfetto, cioè non c'è un granello di polvere. La macchina, certo, che c'è nel concessionario secondo me è più impolverata di questa. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi ringrazio ancora, come premesso all'inizio, tutti coloro che ci hanno seguito. Veramente siamo contentissimi e dobbiamo soprattutto a voi, alla vostra costanza, averci supportato in questa impresa che, devo dire, ci ha dato molte soddisfazioni, è molto impegnativa, però ci rende molto molto felici. Direi a questo punto ci risentiamo dopo le vacanze, a settembre ritornerò sul mio posto di lavoro, contattatemi quando volete e io sono sempre a vostra disposizione. Un saluto da Luca 9000 Giri, ciao! We'll be right back.